Ciao a tutti, facciamo questo pane con questa farina, questa è la Petra 1, metterò soltanto questa, vedete è leggermente scuretta perché è una farina macinata a pietra, appunto di tipo 1, come vedete non c'è aggiunta di crusca, quindi è chicco proprio macinato per intero. Ho preparato 380 g di acqua, vediamo poi se ci vuole tutta, quindi è superiore ai 70-75% di idratazione. Allora, metterò soltanto 80 g all'incirca, 70-80 g di lievito madre perché fa molto caldo, quindi un pochino meno di quel del 20% che di solito ci vuole per fare un impasto. Lo sciolgo con una parte dell'acqua, così direttamente con le mani, però se volete potete fare anche in planetaria. Una volta sciolta ci butto giù la farina e poi bagno piano piano la farina così con il resto dell'acqua. Non la uso tutta e la tengo 30 minuti in autolisi, così con tutto il lievito copro. Ok, una volta passato il tempo, metto sotto la impastatrice e mano a mano ci aggiungo l'acqua rimasta. Ok. Finita l'acqua, faccio girare il tempo necessario per arrivare all'incordatura. Quando vedete quando si arrotola il gancio, io poi ogni tanto un paio di volte stacco, giro l'impasto e faccio girare ancora. Ed ecco qua l'impasto. Adesso però finirò di incordarlo così con delle pieghe. Quindi non serve star lì a girare tantissimo tempo, 10-15 minuti con l'impastatrice e basta. Faccio due giri di pieghe. Mi preparo intanto il recipiente che ho unto con l'olio, dove metterò l'impasto a fare la prima lievitazione. Allora, un altro giretto. In questo modo perché è abbastanza idratato, oppure fate dei giri in ciotola, è lo stesso. Io adesso ho fatto questi giri tipo slip and fold, così, ed ecco qua, è pronto. Adesso lo copro. Qui c'è il coperchio in questo recipiente, però ci sono dei buchini dove passa troppa aria. E ho paura che si secchi l'impasto, quindi ci metto una pellicola e lo lascio a temperatura ambiente fino al raddoppio. Eccolo qua, passato il tempo, vedete come è ben lievitato, è ben lievitato. E quindi procedo per i giri di pieghe, lo giro sul piano di lavoro dove ho messo un po' di farina. Ecco qua. Lo allargo e faccio i soliti giri di pieghe, tre giri con un intervallo di 20-30 minuti. Possono variare a seconda delle temperature, sta facendo caldo quindi 20 minuti bastano, altrimenti 30, 35, 40. Si vede poi quando si adagia e quando si può procedere all'altro giro. Ok. Allora, questo è il terzo giro, l'ultimo giro. L'impasto è molto bello. Ecco qua. Sistemo un pochino. Ok. Copro di nuovo.
copro di nuovo e lascio ancora. Bene, nel canale troverete altri video simili a questo, non è che varia di molto. Forse l'unica cosa è che ho messo soltanto la pietra, senza spezzare con altre farine. Adesso farò una formatura di un filone. Ok, lo allargo. Procedo così, ma voi se avete un altro metodo fatelo, eh. Non necessariamente dovete copiare il mio metodo. Ecco qua, aspettate un attimo, premo, stringo un pochino perché sennò. Ok, rotolo e pirlo un pochino così. Bene, lo chiudo per benino se è rimasto qualcosa aperto. Mi è venuto un po' cicciotto da una parte, adesso cerco di sistemarlo, ma tanto poi con la lievitazione un pochino si aggiusta da solo. Ho preparato il cestino con il telo dove ho messo la semola, lo giro in modo che poi lo posso ribaltare con la chiusura, vedete, la metto sopra. Ecco qua. Metto ancora un po' di semola sopra e chiudo. Adesso, siccome sta facendo caldo, la prima lievitazione l'ho fatta a temperatura ambiente, però ora, siccome lo devo cuocere in serata, se lo lascio così, fra 2 ore è già pronto. E invece lo chiudo così, con una busta, e lo metto in frigo. Ed eccolo qua, dopo che tirato fuori dal frigo, l'ho tenuto all'incirca 3 ore. È cresciuto anche in frigo, come vedete. Lo tengo un pochino a temperatura ambiente, il tempo di far scaldare bene il forno, quindi un'oretta. E poi, una volta che il forno è pronto, me lo preparo. Quindi ho preparato la mia pala con la carta forno. Metto ancora un po' di semola sia sotto la carta che sopra il pane, scusate. Lo ribalto così, ecco qua. Questo poi lo pulisco per benino. Metto un po' di semola e faccio soltanto un taglio. Con la lametta, con l'apposita lametta. Prima lo faccio leggero, poi vado un pochino dentro. Per dar modo al pane di aprirsi per benino. Allargo un altro pochino, molto morbido, come vedete. Ok. Nel frattempo il forno ha raggiunto la sua temperatura 250. Io ho il forno con il vapore, con l'immissione di vapore, quindi una volta messa l'acqua. Vedete, adesso posso far uscire il vapore in automatico e in forno sulla teglia calda. Scusatemi. Ok. Quindi ho impostato il timer a 50 minuti, però dopo 20 minuti ho abbassato. Il vapore è andato da solo, due spruzzi di vapore iniziale. Ed ecco il pane che vedete si è aperto, si sta aprendo, non tantissimo, però direi che va bene. E 10 minuti l'ho tenuto a spiffero, è anche passato il tempo del timer, ho riacceso un pochino, l'ho tenuto 10 minuti a spiffero, lo sportello semiaperto. Ora lo faccio raffreddare su una gretella ed eccolo al taglio.
Beh, direi che va bene, anche se mi aspettavo più alveoli, però è una farina semi-integrale, macinata a pietra, quindi direi che va bene. E forse potevo azzardare anche un pochino più di idratazione, però va bene così, è profumatissimo. Eccolo qua, mi taglio le fette che poi io di solito me le surgelo un pochino, perché altrimenti poi il pane raffermo non ci piace per tanti giorni, quindi lo surgelo così al momento. Lo tiro fuori e lo uso. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Un ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!